Russia, la seconda partita della sedicesima fase di eliminazione diretta. Siamo Mari Kishtar contro Jaden Yuki. Riparto io. Va bene, Jaden. Vediamo se ti manderò 3, ancora nel regno delle ombre. 4, 5, pesco la sesta. Posiziono un mostro, posiziono una carta e termino. Va bene, pesco. Attivo innanzitutto bambola esca. Vedrò la tua carta coperta. Se una carta trappola, forza l'attivazione, ovviamente non si attiva l'effetto e la distrugge. Se invece una carta magia, ritorna coperta. È una carta trappola, quindi la distrugge. Dopodiché bambola esca, ritorna nel deck e non nel cimitero. Jaden, vuoi mischiare, vuoi smazzare il deck? Dopo la sconfitta di poco fa, il nostro Jaden sta rosicando parecchio. Posiziono due carte sul terreno e termina il turno. Vai. Pesco. Evoco Wildheart, eroe elementale, in posizione di attacco. E attacco direttamente ai mani alle tue trappole. Termino il mio turno. Va bene, pesco. Posiziono una carta sul terreno e termina ancora il turno. Pesco. Scopro anche Clayman in posizione di attacco. E attacco direttamente con Clayman e con Wildheart. No, quando attacchi con Clayman attivo la poltiglia rifletti metallo che ha 3000 punti di difesa. Ed è ancora considerato una trappola. Vado in main phase 2. Posiziono una carta, posiziono un mostro e termino. Va bene, pesco. Faccio una fusione, mandando al cimitero la poltiglia rifletti metalli. Posso evocare la sua evoluzione, Egyptian God Slime. Dopodiché l'equipaggio anche con pendente nero, quindi fa guadagnare per 500 punti di attacco. Evoco Makura, il distruttore. Dopodiché entro in battle phase e dichiaro un attacco sulla mia Egyptian God Slime, sul tuo Clayman. Scudo prosciugante, guadagno 3000. Con Makura attaccherò ancora il tuo Clayman. Sono 800 di danno. Vado in end phase, tocca a te Jaden. Ok, pesco, metto in difesa Wildheart. Attivo mostro reincarnato. Va bene. Scarto quinta speranza e riprendo Clay. Posiziono un mostro e termino il mio turno. Va bene, pescherò. Bene, tributo Makura. Per evocare tramite tributo Elpomer. Sì. Dopodiché con Elpomer attacco questo mostro. 2000. Va bene, attacco con God Slime ancora il tuo Clayman. Va bene. E poi termino. Pesco! Metto in attacco Wildheart, ero elementale. Gioco Gilgart. E cosa la Elpomer attacca al Wildheart lì. Va bene. Cosa? No. Niente. Poi il coso, il Egyptian God Slime attacca il settato. Dandelion, evoco due pedine. Metto a gioco queste due. Ah, due mani. Oh, due draghette. Io attacco con il Gigart. No. Quanto anni batuffo di zero? No. No, 0-0. Ok. Vai, spasso. Pesco. Attivo guerriero sopravvissuto. Va bene. Prendo Wildheart. Ok. Tipo polimerizzazione. Blade Edge. Faccio fendente selvaggio Edge. Bene. Attivo grattacielo. Va bene. Entro in battle phase. E attacco con fendente selvaggio la bestia. Bene. Attivo forza riflessa. Tutti i tuoi mostri di attacco verranno distrutti. Termino. Bene. Pesco. Gioco New Dorian.
Sì. Dopodiché entro in battle phase e col New Dora attacco il tuo segno a batuffolo. Sì. Dopodiché Elpomer attacca direttamente, 2000 di danno diretti. Gilgart attacca diretto, altri 1800 di danno. E infine God Slime, altri 3500 punti di danno diretto. Poi posiziono una carta sul terreno e termino il turno. Adesso ci sono. Passo. Attivo in end phase. Tifone spaziale mistico sulla carta settata. Siamo giunti alla fine dei sedicesimi con una vittoria per Marik 2-0 contro Jaden Hero. Partita sofferta perché il nostro Jaden purtroppo non è riuscito a fare nulla contro la poltiglia, che sembrava essere totalmente indistruttibile, e quando aveva trovato la chiave della vittoria con la Mirror, il nostro Marik è riuscito con un tifone spaziale mistico a spaccargliela prima che potesse attivarla. Che dire, una partita emozionante tra gli eroi elementali e l'antico Egitto. Con questa partita possiamo dire che il nostro Marik andrà agli ottavi con Pegasus, quindi si sfideranno loro due per l'ultimo abbinamento degli ottavi. E concludendosi i sedicesimi, possiamo iniziare a vedere quasi la fine di questo torneo, in quanto ormai mancheranno poche partite. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale, che il vostro supporto è sempre apprezzato. Ciao a tutti!